Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscoli a vita. Nel video di oggi vi voglio parlare di due cose. In primis, il tasso di crescita muscolare naturale, quindi quanto puoi crescere, quanti muscoli puoi mettere da natural in un periodo determinato di tempo. In secondo luogo, voglio invece parlarvi di qual è il potenziale massimo genetico se sei un natural e come puoi calcolare tu quanto vicino stai al tuo potenziale massimo genetico. Per prima cosa, quindi, è stata fatta tanta ricerca scientifica, soprattutto da due bodybuilder molto famosi nel campo del natural bodybuilding, Lane Norton e Alan Aragon. Metto in sovrimpressione le due immagini delle loro tabelle che hanno trovato. Hanno fatto praticamente della ricerca su diversi gruppi di persone e hanno visto che la media di crescita, se fai tutto perfetto, si può riassumere in questa tabella. Come vedete, Lane Norton dice che nel primo anno di allenamento fatto bene puoi mettere su 20-25 pounds di massa muscolare magra all'anno. Per più o meno capire quant'è in chilogrammi, dovresti dividere per 2,2. Questo risulta che nel tuo primo anno di allenamento puoi mettere su dagli 8 a magari 11-12 kg di massa muscolare magra. In un anno, in 12 mesi di allenamento fatto perfettamente, con una genetica ottimale, con una dieta che rispetti i tuoi macronutrienti in numeri precisissimi. Questo è il tasso massimo di crescita muscolare. Che succede poi nel secondo anno? Pensi che rimane così? No, dato che tu piano piano ti stai avvicinando sempre di più al tuo potenziale, al tuo limite di potenziale genetico, ogni anno i progressi si rallentano. Quindi il secondo anno fatto bene, in realtà i progressi si dimezzano. Non più puoi mettere su 8-12 kg di massa muscolare magra, ma questo praticamente si dimezza e diventa 4, 5, 6 kg di massa muscolare magra nel tuo secondo anno. E ogni anno che viene dopo, questa massa muscolare si dimezza, quindi tu puoi stare facendo, allenandoti e spaccandoti il culo per un anno intero, magari al tuo terzo anno di allenamento fatto bene, per semplicemente aumentare di 3 kg di muscoli in 12 mesi. Questa è la verità se sei un lifter naturale. Lo so, ti potrebbe far piangere, però questa è la verità e per questo motivo tanta gente che alla fine vuole sfondare questa barriera fa uso poi di sostanze dopanti. Se tu sei un natural, questo è il massimo che puoi crescere. Se tu lo dividi al mese, puoi vedere che nel tuo primo anno di allenamento fatto bene, quindi gli anni in cui magari sei andato sì e no in palestra oppure non hai fatto caso alla dieta, non contano così tanto. Nel tuo primo anno fatto bene, più o meno se tu dici che in un anno puoi mettere 12 kg di massa muscolare magra, più o meno equivale a 1 kg di massa muscolare magra in più ogni singolo mese. Quindi tu non dovresti aumentare di peso di più di 1 kg perché altrimenti tutto quello che metti sopra sarà sicuramente grasso. Questo è il limite di potenziale genetico della massa muscolare se tu sei un natural. Il tasso di crescita è massimo nel tuo primo anno di 1 kg al mese. Ogni anno poi che fai successivamente riduce ancora di più. Quindi ti consiglio di stare molto molto attento. Detto questo, qual è il tuo limite? Come fai a sapere quanto veramente puoi arrivare a crescere? Allora, il modo più facile da capirlo è semplicemente tu prendi la tua altezza e metti che io sono 180 centimetri e prendendo le ultime due cifre, 80, quello è più o meno il mio peso corporeo che riesco ad ottenere quando sono molto vicino al mio potenziale massimo genetico, io potrei pesare 80 kg a un body fat di 10%. Questo è più o meno il modo più semplice per capire quanto veramente puoi crescere tu. Se sei 1,70 più o meno a un peso di 70 kg con una body fat di 10%, sei molto molto vicino al tuo massimale genetico potenziale muscolare. Quindi questo è il modo più semplice per capire quanti progressi hai, quanti anni ancora di progressi hai da fare. Altrimenti c'è anche il Fat Free Mass Index, ovvero è questo un numero che puoi calcolare facilmente inserendo semplicemente, se cerchi su Google Fat Free Mass Index Metric, così che ti viene in metri e in chili. Basta che inserisci altezza, chili e body fat percentage e ti calcola il tuo FFMI. Quando hanno fatto la ricerca scientifica hanno visto che tra lifter naturali e lifter dopati, l'average, quindi la media nel gruppo di lifter naturali che erano molto vicini al loro potenziale genetico, era intorno a 21-21,5 FFMI. Ovviamente ci stava anche gente a entrambi gli estremi, c'era un natural che era arrivato fino a 25 FFMI. Ovviamente quando arrivi più in alto, 25-26, è lì che rientri un po' nella zona oscura dove non sai veramente se sei natural o no. Quindi però in questo modo tu puoi capire qual è il tuo FFMI e quanto ancora hai da crescere. Direi che se metti, fai il calcolo, ti esce che hai un FFMI di 20, hai ancora magari quei 2-3 punti di FFMI che puoi migliorare e puoi prendere ancora, puoi fare ancora progressi.
Il gruppo invece di dopati, ovviamente nell'FFMI la media mi sembra che era 26 e qualcosa, quindi ovviamente molto più alta della media del gruppo natural, perché l'unico modo per sfondare il tuo limite potenziale genetico di muscoli e di massa muscolare è se tu ti dopi, fai uso di sostanze dopanti, cresci molto di più. Detto questo, spero di averti reso più chiare l'idea di qual è il tuo potenziale genetico di massa muscolare, quanto possiamo crescere da natural. Purtroppo è limitato, più progredisci e più diventeranno lenti i progressi per arrivare al tuo limite di potenziale, ma non ci scoraggiamo perché è tutto nel processo, sta tutto nel processo. Se tu godi il percorso, godi migliorarti e vedere piccoli miglioramenti ogni giorno, poi di settimana in settimana, di mese in mese, non c'è altro di cui ti devi preoccupare. Detto questo, spero ti sia piaciuto il video, mi raccomando, buttaci un like se ti è piaciuto, fammi sapere nei commenti cosa pensi tu oppure quanti anni ti rimangono ancora di palestra prima che arrivi al tuo potenziale genetico. Ovviamente iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!